Vogliamo chiudere questa puntata e questa stagione di Ambiente Italia consigliandovi di andare a vedere qualche film al Festival del Cinema Ambiente che si svolgerà a Torino dal 25 al 31 maggio e che è un modo diverso per occuparsi di ambiente. Vediamo con Alessia Mari. Cambiare il punto di vista come solo il cinema sa fare per capire quanto il nostro mondo occidentale sia solo una parte di quel globo fragile che tutti diciamo di voler salvare. Al Festival Cinema Ambiente cambiare lo sguardo è la chiave per capire. Dalla Germania il documentario Ghostland, Terra di Fantasmi, segue un'antica popolazione della Namibia portata in viaggio in Europa in una sorta di esperimento antropologico, osservare con stupore noi occidentali. Una società matta con i valori sballati, avida, un posto dove sicuramente non è desiderabile vivere. Land Grabbing, documentario austriaco, gira il coltello nella piaga della terra, la terra che è denaro e che l'Occidente ruba sistematicamente ai piccoli coltivatori dall'Africa all'Asia per riempire i nostri scaffali e le nostre pance. Oh no, we've squashed the queen. Delicious. Volta la carta, troviamo Bugs, insetti, film danese che mette in pratica ciò che gli studi scientifici teorizzano. Saranno gli insetti a sfamarci quando i campi non basteranno più. E allora c'è chi prova davvero ad assaggiarlo, questo cibo del futuro, per vedere l'effetto che fa. E poi una prova di onestà intellettuale di una giornalista olandese che in Need for Meat, bisogno di carne, tenta la conseguenza estrema. Se voglio mangiare carne devo avere il coraggio di uccidere un animale, perché è da lì che quel cibo viene, nonostante la rimozione psicologica collettiva. Guardare in faccia la realtà, o almeno provarci. E poi ancora, nel trentennale di Chernobyl, due registi americani raccontano la storia incredibile delle babushke, un gruppo di anziane che contro ogni logica e ragione hanno deciso di tornare ad abitare la loro terra, contaminando se stesse ma riallacciando le radici all'unico posto che riconoscono come casa. Lungo l'elenco delle storie, dei veleni, delle bellezze, delle contraddizioni, di un mondo in cui il turismo occidentale fa la vita e la morte dei paesi esotici, dove gli ultimi della terra subiscono incolpevoli i cambiamenti climatici provocati da noi, dove i nostri vestiti a basso costo e i nostri smartphone luccicanti hanno conseguenze devastanti su chi della nostra modernità si accolla solo le conseguenze mortali.